corri Jason, corri. Ed è con questa frase che inizio il video, frase che, non so per quale assurdo motivo, mi ricorda sempre di quella canzone di Nadja Giannini che fa «Scendi dal mio letto, scendi». Al che mi vengono in mente due domande. Primo. Per quale cazzo di motivo ho certi pensieri nella mia mente? Secondo. Chi cazzo ha avuto le palle di salire sul letto di Nadja Giannini? Per la prima domanda, non ho risposte, e forse, non voglio neanche conoscere tali risposte, ma per la seconda, ci sono ben poche possibilità. O il tizio che è salito sul letto di Nadja è cieco, e sordo, perché in effetti la sua voce metterebbe paura a chiunque, figuriamoci a un sordo che immagina la persona attraverso il suono della sua voce. Oppure è un gigolò, che ha avuto il coraggio di andarci a letto, ma dietro l'autoconsenso. Ma quanto è simpatica quella tigre. Era. L'ho pure protetta da quei mascalzoni che volevano sparargli, ma non doveva permettersi di uccidere la mia mucca preferita. Con quella mucca ho passato momenti di felicità che neanche mi ricordo. Forse perché non è vero niente. Ho ucciso la tigre perché mi andava, in effetti. D'altronde, chi può biasimarmi per aver provveduto alla salvaguardia della mia robusta pellaccia? Sì, infatti sono sicuro che la bastardella non mi avrebbe mai ringraziato per averla salvata da quei malfattori, piuttosto mi avrebbe squarciato la pancina con quei cazzo di artigli affilati che si ritrova. Mamma mia che luogo macabro. Capisco che il porco è buono da mangiare, ma se ce ne hai così tanti dentro casa, e tu vivi da solo, beh, mi sa che hai qualche problema di mente. A meno che tu non sia un macellaio e li rivendi. Ma dubito che il mercato della carne su quest'isola sia prosperoso, considerando anche che i rakiat imparano prima a uccidere maiali che a camminare. No, un'altra tigre. Vediamo cosa fa. Ma che schifo, mi sta mostrando il buco del culo. Mo gli ficco una bella freccia su per l'ano, così si impara a essere così scortese nei miei confronti. D'altronde si sa, chi semina venta raccoglie tempesta. Ok, lo ammetto, ho sparato il primo proverbio che mi è passato per la mente. E ora la tigre ce l'ha con me. Secondo me è Nadja Giannini che mi sta maledicendo da ovunque ella sia. Nooo, cosa ho fatto? Era solo una piccola tigre. Una tigre che mi voleva sbranare, ma pur sempre una piccola, tenera, tigre. Mi sento terribilmente in colpa per ciò che ho fatto. Per rimediare e redimere questi peccati dalla mia anima, dovrò come minimo frustare 15 volte il bambino egiziano impazzito. Solo allora verrò ammesso nel regno del duca. Ma tralasciamo questi futili e importantissimi discorsi. Ora voglio fare un appello a quella pippa di MarcoGamer91. Imparate a usare quel cavolo di computer e a registrare con l'ISICapo come cazzo si chiama. Tu che puoi, devi farlo. Per il bene del mondo e dell'umanità. Altrimenti scendo a Catania e ti gonfio di botte. Mannaggia te. E annaggia. Vi chiederete perché di tanta enfasi. Ebbene, MarcoGamer91 ha un canale su FB ed è dotato di mezzi per poter registrare alla Play. Sono già un paio di volte che tenta di registrare, ma fallisce miseramente. E fallisce perché non vuole registrare come ha registrato la prima partita, che è sul suo canale, andatela a vedere. Ma guardate se mi tocca fargli pure pubblicità. Comunque grazie alla sua handicappataggine, non si sa quando vedremo altri episodi di GTA. Ora perdonatemi, ma ci tengo a vedere se un ponticello di legno, fragile come quello, soccombe al potere distruttivo della mia granata. Ovviamente no, chissà perché, ma me lo aspettavo. Mi ricordo codesto luogo. Se non sbaglio c'era tipo una missione di qualche tipo. E c'erano anche un mucchio di quei nemici giganti, ma ovviamente io li ho uccisi tutti o quasi. E questo dando cazzo esce fuori. Può essere che è rimasto in vita sin da quella missione e ha girovagato nella zona nel tentativo di trovare i suoi amici perduti? Ma, è inutile farsi queste domande. Meglio porre subito fine alla sua miserabile vita. Ah, ma l'ho già fatto. Muaaaa, sono proprio crudel, volevo dire. Muaaaa, sono proprio malvagio. Scusate per l'errore, ma che posso dire? A volte, anche i grandi sbagliano. E già. Ora mi muovo quatto quarto, per timore di incontrare d'improvviso uno di quei colossi che mi danno fuoco. Ma ho proprio la sensazione che qui vi sia soltanto io. Unica anima viva in un cimitero di morti. Ma no, vi faccio pure ste metafore allucinogene.
Ora però entrerò in una mistica grotta, in cui, come al solito, i miei acutissimi sensi di orientamento andranno a farsi fottere, indi per cui, al fine di non saltare comunque a spezzoni, velocizzerò la favoletta, mettendo come al solito una bella, bellissima, canzoncina. Visto che ancora non so quanto durerà il velocizzamento nella canzoncina, ne approfitto per fare i dovuti saluti orora e vi rimembro che se dovessi arrivare ai fatidici 100 iscritti, pubblicherò un video sensazionale, quindi diffondete il verbo. Ciao a tutti e alla prossima. Ah, un'altra cosa, notate la luce sull'arma di cui vi parlavo nello scorso episodio. Secondo me Jason Brody tiene la torcia in bocca. Ciao.